Oggi vi mostro un caso che può capitare a tanti. Oggi il sole c'è, bellissimo. Qui i pannelli solari, che sono 8. Di 180 watt l'uno. Vediamo quanta corrente c'è. Siamo in novembre, però è ancora sole bello, se è limpido. Ma cosa succede? Guardate qua, questa è la tensione che va sulle batterie e che di utilizzo, siccome è collegato l'assorbimento del scaldacqua, il scaldabagno, diciamo i tre serbatoi d'acqua, 10 litri questo, 10 litri quest'altro e 60 litri questo ultimo che avevo messo, però vengono collegati solamente al momento che arriva una tensione decente, 12 volt qualcosa. Allora, nel momento che assorbono va giù la tensione, dopo loro scattano, si interrompe e la tensione va su, però andando su cosa succede? Che le batterie, la stessa tensione che avanza dovrebbe andare sulle batterie in carica, invece non va, perché se misuro la corrente che va su ogni batteria, vediamo se arrivo, ad esempio questa, ecco, non sta caricando niente, questo è l'ingresso di questa batteria, vediamo qua, mezzo ampere, eppure dovrebbe bene essere una bella corrente, perché non sono cariche, perché dice di sera anche questo niente, vedete che sono in parallelo, il più va qua e va qua e va direttamente sul gruppo qua dove ci sono i morsetti di tutte le polarità, più e meno, con i fili grossi che dopo vanno sull'inverter. Queste sono le batterie che sono collegate a gruppi in parallelo sul regolatore di carica, sono più o meno uguali, non tutte proprio. Qualcuna è come quella che vi ho mostrato di 45-44 volt ampere, qualcuna a 70 ampere ora, sono in parallelo, però sono sempre della stessa marca. Tanto prima di tutto bisognerà controllare se c'è ancora l'acido, è un pezzo che sono quelle da non avere la manutenzione, però ho scoperto che sotto la carta qua adesiva ci sono i tappi, ecco, ci sono i tappi, quindi singolarmente si può controllare se c'è l'acqua da aggiungere, perché se è vuota allora bisogna aggiungere e per quello è già un problema. Anzi, adesso apro i tappi, vediamo cosa c'è dentro. Ecco, ho tirato via il tappetto, il liquido c'è ancora, però sembra hanno messo come riferimento un pezzo di plastica che penso sia il livello di altezza del liquido che deve raggiungere, e si trova al di sotto del livello, quindi probabilmente c'è da aggiungere.
un'altra batteria che ho aperto, anche qui c'è quel problema. Qui sembra ancora più evidente quel pezzo di plastica che penso fa da riferimento come livello giusto da raggiungere per la batteria. Il liquido c'è, però sembra basso. Quindi tanto sarà da aggiungere i liquidi. E io non sapevo che c'erano i tappi sotto, pensavo che siano tutto bloccato, tutto chiuso. Allora, prima di tutto, da rimpiazzare il liquido. Dopo, mettere l'apparecchio per desolfatizzare la batteria una volta e provare a ripristinare, perché adesso c'è sole, è tutto fermo, la tensione va su però non carica. Guardate, questo è l'ingresso di questa batteria, che è una grossa, dovrebbe segnare una bella carica, neanche 100 mA. Questo è che entra dentro sulla batteria. Allora, le batterie in pratica servono a niente in questo momento. Vediamo. Eppure il sole c'è, zero assoluto. Allora adesso proviamo a rabboccare l'acqua distillata e dopo fare quel lavoro lì. Nel frattempo sono andato a ritirare nell'armadio di Amazon, in un negozio che ho scelto io, il desolfatatore. Ho messo il codice che ho ricevuto tramite il cellulare e lo sportello si apre e ritiro l'oggetto. Ecco qui il ingegno che si ritira per desolfatare le batterie. Adesso lo porto a casa e lo proviamo. Non l'ho mai avuto ed è questa è l'occasione buona, vediamo se funziona. Ecco, apriamo l'imballo e dentro c'è quello che ho ordinato, il desolfatatore per le batterie al piombo. Va bene, proprio uguale come è stato fatto l'ordine, non costa neanche tanto, bellissimo. Dall'aspetto naturalmente è come richiesto. Guardate, ci sono tutte le istruzioni, e massimo 2 ampere di impulsi, non so, solo che principio di funzionamento non so preciso. Ci sono le istruzioni e anche sono scritte in italiano oltre ad altre lingue. Adesso lo proviamo a mettere in funzione dopo aver messo l'acqua nelle batterie. Allora, prima di tutto ho svitato i morsetti delle batterie che devo devo mettere l'acido. Dopo andiamo a mettere l'acido dentro. Ecco la batteria. Volevo dire che devo aggiungere l'acqua demineralizzata, non l'acido. L'acido resta dentro. Allora, guardate qua. Questa è la batteria. È in parallelo a quelle di 44 ampere ora. Questa è a 77 ampere ora. Era nuova, insieme alle altre, più potente. Misurando la tensione, ho messo dei morsetti per misurare,
Vedete, segna anche tensione bella, abbastanza giusta, 7,12,78 volt, quindi non va ben male. Via vedere se ha la carica a sufficienza. Allora, con la solita lampadina, quella che abbiamo fatto le prove sia l'altra volta che l'ultimo video. Guardate qua, allora collego, questa ha sempre 45 watt di lampadina. Se questo era attaccato ai pannelli fotovoltaici, sempre, vediamo, guardate, va giù di, mamma mia, in pratica non ha nessuna carica, è peggio della batteria che ho rigenerato, quella di 10-15 anni fa, che l'ho invertita la tensione, che l'ho fatta funzionare. Addirittura è andata giù, quindi era collegata insieme alle altre, che così sono, probabilmente sono tutte uguali. Allora bisogna anche questo bisogna mettere questo apparecchio qua, che è il desolfastificatore, è una parola difficile, che come solito me sono fatto arrivare su Amazon, il giorno dopo è arrivato, che potete vedere qui il link. Ecco, allora facciamo la prova, però prima di tutto bisogna, come è scritto nelle istruzioni, c'è scritto anche in italiano, molto bello, bisogna mettere l'acqua demineralizzata, l'acqua distillata, quella che per i ferodestiri, quella normale, si trova tipo questa qua, eccola qua, acqua demineralizzata, per rimpiazzare l'acqua che manca, che abbiamo visto che sembra poca. Dopo dare una carica, che già dicono qua che se c'è questa tensione qua va bene, allora l'apparecchio entra in funzione. Se fosse al di sotto non lavora. Quindi io provo a dare la carica, anzi proviamo già subito a vedere se accetta la carica così com'è. Sicuramente no, perché è solfatata. Allora faccio la prova di mettere il caricabatterie sui morsetti e vediamo se accetta la carica. Naturalmente al momento si sta caricando, però il problema è che quell'elemento che è probabilmente è solfatato, fa poco è già alta la tensione e non dovrebbe arrivare. Mettiamo l'amperometro. Già a questa tensione il regolatore di carica che viene dai pannelli fotovoltaici si blocca, perché non deve superare 15 volt, neanche 14 e qualcosa, e quindi anche se sta caricando adesso, perché qua questo non c'è un limite, questo carica, vediamo quanta corrente passa, pinza ampliometrica, 1 ampere, come la segna lì. Sta caricando, sì, però a che tensione? Perché probabilmente qualche cella o tutte le celle sono solfatate, quindi bisogna desolfatare l'apparecchio. Adesso intanto mettiamo l'acqua e spengo un po' la carica, perché la tensione è troppo alta anche. Non sapevo che
che c'erano i tappeti sotto la protezione adesiva qua, che c'è scritto non c'è manutenzione. Allora svito i tappi e comincio a raboccare l'acqua demineralizzata, l'acqua distillata, dentro nelle celle a livello che vedo l'indicazione fino al limite, non troppa e non poca come adesso. Ecco qua. Sto sentendo un odore strano, Non di acido solforico, di ozono. L'ozono, sapete cos'è? È quando fa la scintilla, ad esempio, uno tipo il fulmine. E si forma l'ozono, quello che manca nella stratosfera, perché probabilmente sta facendo qualche troppa attenzione aerea. Va bene, adesso metto l'acqua, mi premunisco di una caraffa che c'ha l'imbucatura per vuotare, così vedo quanto va. La caraffa è pulita, l'acqua la metto qua, perché se con l'imbuto non arriverei a vedere, invece così vado meglio. Con la luce sto mettendo, guarda quanto che va dentro. Ecco, sono arrivato al livello del pezzo di plastica che si vedeva, che penso sia l'indicatore. Ecco, quando lo sommergo basta, però sta andando, era tanta acqua, ancora un poco aggiungo, ecco. La luce vedo dentro nel buco. Sono sommerse tutte le sta anche assorbendo qualcosa. Sono riemerse. Ecco qua, guardate, adesso il pezzo di plastica è sommerso, quindi il livello è stato aggiunto a tutte le sei celle. Adesso provo a mettere in carica, vediamo se la tensione si abbassa, però adesso è il momento di desolfatizzare. Ho ricollegato, sempre 15 volt. Allora, adesso spengo di nuovo, anzi stacco qua, così. Adesso metto la lampadina di carico, vediamo quanto tiene. Tensione alta. Però comunque ha già più tenuta di prima. Prima era andato di colpo a 10 volt. Vuol dire che già aggiungendo l'acqua distillata sulle celle aiuta. Guardate, non è stato carico tanto tempo.
però il problema è che va su di tensione troppo e i regolatori di carica si bloccano perché non permettono andare su, perché comincia a bruciare l'inverter, comincia a bruciare tutte le apparecchiature che non devono andare oltre i 14-15 volt. Adesso è il momento di collegare il desolfattatore. Lui entra in funzione direttamente, hanno messo a lungo il filo, direttamente quando si dà l'alimentazione, perché direttamente, mentre mettiamo qua che non disturba, uno qua, uno sul meno, lui si accende e rileva già la tensione, perché funziona per i 12, 24, 38, 48 volte, tutte le tensioni funzionano, e in continua, eccolo qua, mettiamo così che si vede, sta segnando la tensione ai suoi capi, sta facendo l'epilogo, indica che legge la tensione di 12 volt, quindi entra in funzione sui 12 volt, e qua sta, in questo momento sta pulsing, sta dando impulsi per fare quella desolfattazione che serve. Lui manda delle frequenze altissime ogni tanto. Guardate, dà dei colpi. Secondo le istruzioni riportate, c'è scritto di lasciare in funzione per 6-7 ore. Così com'è, ad ogni batteria. Dopo dare una ricarica, dare una ricarica normale, e dopo di nuovo bisogna ricollegare il desolfattatore, questo apparecchio, e lui continua a fare un altro ciclo di impulsi che aiuta a tirare via la parte solfattata. Allora adesso bisogna lasciare stare, pazienza, e vedremo l'effetto che fa, come diceva Enzo Iannacci, che effetto che fa. E vedere l'effetto che fa. Il voltmetro è collegato in parallelo allo strumento e alla batteria. Vedete che ogni volta che c'è l'impulso, che sente l'impulso allo strumento, adesso è normale, adesso dà l'impulso, tac tac, due colpi, e lui cambia. È un impulso lungo, ecco, ha cambiato. Sta facendo delle frequenze che quello serve come un bombardamento, diciamo, alle piastre di piombo. Molto interessante. Vedete, è acceso a lungo, dopo si spegne, riparte. Guardate. Ecco, adesso dare gli impulsi, però già ha cambiato da prima variava tanto, adesso non sta variando, forse già qualcosa ha aiutato a scrostare, diciamo, la solfattazione, il solfatto che si trova nelle darsi. Vedete che non varia più, all'inizio variava,
resta costante, forse ha già aiutato a migliorare la batteria. Potrebbe essere. Adesso spengo e aspettiamo. Adesso sono è mezzogiorno, vediamo fra 5-6 ore. E nel frattempo mi sono messo a rabboccare l'acqua distillata sulle altre batterie. Guardate questa. Questa batteria dice di 44 volt ampere, addirittura si vede il piombo e manca tanta di liquido. Per forza che non funzionano, eppure dicono non è, non c'è manutenzione. Quindi bisogna tanto acquistare sempre batterie che hanno la possibilità di rabboccare, come in questo caso qua. Io non sapevo che sotto gli adesivi, sotto queste scritte, ci sono la possibilità di vedere smontare i tappi. Ecco, già così forse va meglio, già solo rabboccando. Dopo bisogna con l'apparecchio desolfatizzare. Ecco, ho rabboccato tutte le batterie, tre qua e quella che è in prova. È andato via 2,5 litri quasi di acqua distillata. Quindi avevano 7 veramente. Dopo aver rabboccato le batterie con l'acqua distillata, ho visto che già funziona meglio le batterie. Guardate, adesso c'è una costante carica, 7 ampere su queste, su 5 ampere su quest'altro gruppo, nonostante che la batteria, ho tirato via una batteria, però almeno non va su di tensione, resta una carica costante, solo aumentando il liquido dell'acido solforico, cioè aggiungendo l'acqua che mancava. Questo non lo sapevo. E mentre è ancora in lavoro, questa batteria che abbiamo visto, lasciamo ancora qualche ora e dopo facciamo una carica. Quindi già l'acqua che sul video precedente, quello che parlavo di invertire le batterie, lì non avevo neanche controllato l'acqua, perché non sapevo che si poteva tirare via l'adesivo sopra e accedere alla possibilità di mettere l'acqua dentro, almeno su questo tipo di batteria. Quindi io considero questa batteria ottima, benché costa poco, che ha la possibilità anche di raboccare il liquido. Immaginate quelle che bisogna spaccare, perché è tutto sigillato, per poter mettere il liquido, l'acqua che manca, perché evapora sempre l'acqua, voglia o non voglia. Qui sta lavorando, vedete, se io adesso schiaccio il pulsante, indica la tensione che si trova, non è in carica, la tensione che lui sta lavorando, e i pulsing, come c'è scritto lì, sta facendo il suo lavoro di desolfatizzare la batteria. Dopo 6 ore ho trovato la batteria che è andata giù dei 12 volt, si è scaricata, vuol dire che assorbe un po' di energia,
per fare quel lavoro lì, e quindi non lavora più, non dà più impulsi. Allora bisognava caricare di più. Però facciamo la prova lo stesso, se adesso accetta la carica. Collego il positivo dell'alimentatore. Quello là, adesso sta caricando, questo si è messo in moto lo stesso, adesso sì, perché facendo l'amperometro e segna la carica, vediamo se va a 15 volte come andava prima. Se resta così 13,8 e continua a caricare, vuol dire che già la batteria ha preso a funzionare come si deve. Se no bisogna, comunque hanno detto che adesso bisognerebbe fare un'altra ricarica, anzi stacco l'apparecchio che non serve, che funziona fino a che sta caricando. Ecco, adesso una carica, però adesso la lascerò carica anche tutta la notte, che vada pure su se deve andare, e dopo, come c'è scritto sulle istruzioni, rifare un'altra carica di impulsi, un'altra 6 ore di impulsi. Per desolfatizzare bene, vedete le istruzioni, è necessario eseguire il ciclo del lavoro della risposta per una per almeno 7 volte. Desolfatazione, carica, dopo desolfatazione, carica e desolfatazione per 7 volte almeno. Ogni volta che si desolfata la batteria, la cosa migliore sarebbe 6-7 ore. Come si percepiscono i miglioramenti? È possibile registrare il tempo di scarica della batteria prima e dopo averla desolfatata. Bisognerebbe scaricarla, allora. Allora, per il momento quel poco che ho provato, la prima carica, sembra che tiene anche la batteria abbastanza, benché non è stata caricata. Quindi gli altri elementi tutti sembrano che funzionano. Allora adesso vedete come ho caricato un attimo, l'alimentatore è spento. Allora adesso lascio in carica tutta la notte e ricomincio domani a fare la desolfatazione su questa batteria e dopo un po' alla volta anche le altre batterie. Però vedo che già ha migliorato, quindi adesso metto in carica, ecco, acceso, e lasciamo. Domani collego, vedete che sta già migliorando la batteria. Allora io consiglio a tutti di fare queste cose qua con questo piccolo apparecchio che costa anche poco. Ecco, ciao a tutti e alla prossima occasione. Buon video.